Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Quest'oggi ci troviamo con un nuovo amico, Franco Di Toro, un tradizionalista dell'arte del presepe. E ci vuoi dire qualcosa di te, come è nata questa passione? Tra l'altro, diciamo che di lato vediamo il capolavoro realizzato da Francesco, diciamo, in occasione di queste festività appena trascorse. Presepe che poi andremo a vedere nel dettaglio. Allora, scusa se ti ho interrotto. No, prego. Allora, il presepe di quest'anno, in occasione del 300° anno della nascita del Dizin, ho voluto creare, diciamo, un mistero presepe. E andando dopo nello specifico del presepe, ci sono alcuni particolari che si chiamano un mistero che sfila nelle nostre città il giorno del Corpus Domini. La passione per il presepe io ce l'ho fin da bambino, è una tradizione di famiglia e da quando avevo 10 anni che faccio presepi, alle volte particolari, alle volte molto grandi, con tantissime case, con tantissimi effetti. Questa passione me l'ha insegnata mio zio Raffaele, dal quale ho appreso tutte le tecniche per comporre i vari presepi. Questo presepe potrebbe sembrare un pezzo unico, chi lo ha visto lo ha immaginato come un albero grande che io lo avevo messo qui dentro questa stanza. Invece questo pezzo dovete pensare che è costituito da centinaia di pezzi di sughero, composti uno per uno e provati e riprovati per farvi dare questa immagine che voi vedete nell'assemblaggio. Io ho voluto ricreare tipo il mistero, invece di mettere gli angeli, i bambini che compongono i misteri, ho voluto riproporre tipo delle casette sospese. E non è stato molto, molto semplice, perché dare l'idea di sospeso per una casa è stato un po' difficile, anche perché il mistero è composto solo di ferro. Io ho dovuto mettere, oltre al ferro dietro che mantiene la struttura, anche un po' di legno, altrimenti non mi riuscivo ad assemblare i vari pezzi. Lo vogliamo vedere nel dettaglio? Come è fatto più da vicino? E sul primo piano di questo capolavoro realizzato dall'amico Francesco Di Toro ci facciamo raccontare proprio dall'artefice di questa meraviglia qualcosina più nello specifico, nel dettaglio, che diciamo è servito per allestire questo presepe o qualche curiosità particolare. Allora, nella parte frontale voi potete notare che c'è un tappeto. Il tappeto costituisce la base dei nostri misteri. Al centro c'è una scritta, è intitolata Il nostro presepe, perché questo è il presepe della mia famiglia, della nostra famiglia. Intorno a questa scritta c'è un nastrino dorato che nell'anno 2002 è stato veramente sui misteri, perché mia figlia ha fatto un angelo e questa qui era la coroncina che gli cingeva la testa. Se ci spostiamo un altro il presepe di dietro, notiamo che ci sono degli scanni. I presepi, i misteri, scusate, nel momento in cui vengono riposti nel museo, gli scanni vengono posti di dietro e io ho cercato di ricreare la stessa condizione dei misteri conservati nel museo. Nel museo, che ricordiamo si trova a Campobasso, in via Trento. In via Trento. Analizziamo il presepe salendo, ci sono alcuni squarci di presepe che normalmente ci sono dentro un presepe, ci può stare il mulino, ci può stare qui ci sta la rappresentazione del forno, che poi sono due elementi essenziali, il pane e l'acqua, che sono al centro della nostra storia. In alto invece c'è la Natività. Bellissimo anche questo mulino sospeso, tra l'altro. Questa è l'idea, spero di aver reso... Bellissimo. Di aver dato l'idea praticamente di sospensione. Sospensione che
non a caso è richiamata anche negli ingegni del Tizino, appunto, abbiamo detto questo presepe, se lo andiamo a vedere, ha un movimento che richiama il ciondolio delle strutture del Tizino. Difatti questa qui non è una struttura rigida, io ho cercato di farla il più possibile sospesa perché nonostante il suo peso è ancorata al terreno, però in modo molto semplice e lineare. Se poi andiamo a vedere giù nel dettaglio, il mistero dietro non presenta una grande struttura per l'ancoraggio, ma è molto semplice, richiamando in tutto e per tutto i misteri. Tra l'altro mi facevi notare prima la pulizia proprio costruttiva di questo presepe, non ci sono cavi in vista, no. È fatto proprio bene. Nell'arte del presepe, che dicevo mi aveva insegnato mio zio, la cosa importante è di non far vedere, di non far notare cosa c'è dietro il presepe. Quindi qui è tutto nascosto, l'apparato elettrico e la struttura, ricoperta sia col muschio che con il sughero. Perfetto. Andando a cercare non si troverebbero i fili. Ti posso fare una domanda? Forse sì. Te l'avranno fatta in tanti. Quando dovrai smontare questo presepe, un pochettino il cuore ti piangerà? Oppure guarda, lo fai in automatico? Io, siccome lo faccio tutti gli anni il presepe, ogni anno cerco di farne uno diverso, più bello. Per me è una cosa normale. Normale, bellissimo. Starebbe bene, abbiamo ipotizzato prima. Invito tutte le famiglie. Tutti i miei concittadini, tutte le persone a fare ogni anno il presepe nella propria casa, piccolo o grande che sia, perché è una bella tradizione. È un bel messaggio che hai lanciato, allora diamo appuntamento con te e con il presepe del 2019-2020. Speriamo. Va bene, auguri a tutti. Grazie. A tutti. Ciao e grazie mille. Grazie.